Venerdì ho l'udienza della causa Proverbi. Lunedì il processo De Benedittis. E tu quando finisci con la causa Romani? Praticamente è finita. Domani o dopodomani, manca solo la sentenza. Bravo. È andata male, Ma come al solito. Un po' peggio, vi sembra? Che ha combinato tuo padre stavolta? Non è per quello che fa, è che sembra dissociato. Un po' pensa di essere ancora al comando della sua ammiraglia, un po' fa il bambino piccolo. È anziano. Guai a ricordarglielo. Ah, oggi poi ha superato se stesso. È incredibile. Che cosa? Mio padre, il grande assente, se ne esce fuori chiedendomi una cosetta da niente. Un nipotino. Ma ti rendi conto? Un bambino. E con chi dovrei farlo poi? E che gliene frega lui? Tanto questi sono problemi miei. Ma... Ma perché ti vesti? Vai già via? Ho un appuntamento. Non me l'avevi detto? Penso ricordo adesso. Perfetto. Dov'è mio figlio? Ah, buongiorno. Anch'io sto bene, grazie. E lei? Non fai meno la spiritosa, che è meglio. Doveva parlare con suo padre stamattina e non si è visto. È uscito? Non è in camera. Ah, ma allora se la sarà squagliata come sempre, come ogni notte, quando nessuno lo può fermare. Ah, quanto denaro ho rubato questa volta? Facendo due conti possiamo sapere quando tornerà. Signora di Balsano. Ecco perché sentivo una strana puzza in giro. Vedo che non hai perso il tuo senso dell'umorismo, che mi piace molto. Devo parlarti. Ah sì, io no invece. Anzi, ti consiglio di smammare perché sta arrivando mio marito. Che fortuna, mi piacerebbe incontrarlo. Che c'è? Volevo comunicarti una novità che riguarda il tuo caro amico parrucchiere. Andiamo via. Aspetterò con ansia. Il mio numero è sempre lo stesso. Mettiti il cuore in pace, prima di un anno non ti succederà nulla sul piano sentimentale. Mi spiace. È un periodo no per la bilancia. Vabbè, cercherò di resistere. Perfetto. Vieni. Grazie. Lei non crede nei segni zodiacali, vero? No. Di che segno è? Cancro, ascendente cancro. Qui. Eppure io le dico che quest'anno lei avrà un incontro che le sconvolgerà la vita. Grazie, c'è già mio padre che me la sconvolge. Arrivederci. Arrivederci. Accompagna la signora. Sì. Ah, pronto? Sono io. Ciao. Dormito bene? Devo vederti. Mi dispiace, ma io ho un appuntamento alle 3. Bene, allora sei libera per colazione. All'1:30 dove? Beh, se vuoi c'è un ristorante qui vicino, i Tre Mori. Si mangia bene? All'1:30 allora. Ok. Qualche
che mi ha scritto che ha alzato la cresta? Ah, sì, hai detto bene. Pure lo sanno che se non rigano dritto sono guai. Ah, faccia del sesso debole. Sembravi un generale prima al telefono. Avrò preso da mio padre. In effetti io preferirei la carne, anche se per un animalista è un po' una contraddizione. Ma il mondo è tutta una contraddizione. In particolare il tuo, no? Che cos'hai, Augusto? Sei strano, sai. Tu sei strana, Angelina. Ma proviamo a guardare per una volta le cose come stanno. Stiamo insieme da un anno più o meno. Anzi, scusa, ci frequentiamo da un anno. Cenetta a casa tua. Grandi momenti di passione. Sesso sublime. E poi? Poi tuo padre ti propone di mettere al mondo un figlio. E tu che fai? Ti inalberi perché non sapresti con chi farlo. Per favore. Scusami tanto, Angelina. Scusa se esisto. Ma ti sei offeso per questo? Io ho un problema con mio padre. E tu, invece di comprendere, ti metti in mezzo. Ma perché credi di essere così importante? No, Angelina. Tu non sei una donna che fa sentire un uomo importante. Tu un uomo non lo fai sentire niente. Dalla lista ora possiamo ordinare. Scusami tanto, io non sapevo che volessi un figlio. Con tutte le precauzioni che prendi. Ma le prendo perché tu me le imponi, come tutto del resto. Decidi tutto tu, gli orari, se dormire insieme o no. Se essere di malumore o di buon umore lo decidi tu. E lo sai una cosa, Angelina? Un figlio, forse l'ultima occasione che ti resta per diventare una donna. Ma ti devi sbrigare però, spicciati. Perché il tuo orologio biologico alle ore contate. Ti ringrazio tanto del consiglio, anche se non richiesto. Lo sapevo anch'io che ho superato la pubertà. Ma adesso, se hai finito, vorrei ordinare. Non ho più fame. E comunque, tra noi è finita. Però potevi piantarmi anche per telefono. Ho disdetto un appuntamento per te. Ah, avevi un appuntamento? Oh, poverina. Allora, senti, fai una cosa. Pagalo tu il conto, va. Fai l'uomo fino in fondo, eh? Il tuo segretario mi ha detto che potevo trovarti qui. Ma perché? Ci sono novità? Guarda. È stato lui, naturalmente. Ti ha picchiato un'altra volta. Lo sai. Cesare è diventato sempre più violento. C'era qualche testimone? No, non ce n'erano. Ci voglio parlare io. Magari. È impossibile. Vedrò e se lo... È sparito. Scomparso. Non è tornato neanche a dormire. E vuoi sapere una cosa bella? Sua madre dà la colpa a me. Mi devi aiutare. Ma dobbiamo fare qualcosa. Insomma... Ti prego. Gli argomenti ci sono. Molestie morali, fisiche. Però servono le prove. Tu hai appena visto quello che mi ha fatto, no? Puoi testimoniare tu. Eh no, sono il tuo difensore. E poi io non ero presente al fatto. Ma se dovesse succedere di fronte a dei testimoni, sarebbe diverso. Che vuoi dire? Voglio dire che dovresti provocarlo durante una cena, durante una festa, durante una serata qualsiasi. Io non saprei, ma quello che ti pare, ecco. Ci sono. La festa di De Contris. Capo, io vado. Va bene. Grazie di tutto, buona serata. Così va meglio, no? Grazie. Perché non vai a casa a riposarti un po'? C'hai una faccia. Ho da fare, questa pratica è per domani mattina. Ma tra poco ho finito. Se vuoi ci andiamo a fare una pizza. Una pizza? No, grazie, sei gentile. Ok, ho capito, preferisci star sola. Ma guarda che a volte è meglio parlare con qualcuno. Parlare? Parlare di che, scusa?
Beh, quando si hanno dei problemi, no? Ma io non ho nessun problema. Ok, ok. Io vado. Ma almeno fatti una bella bevuta alla faccia sua. Di chi? Ma di lui, no? Di quello che ti fa soffrire. Ti garantisco che funziona. E poi senti, quello scrocca. Tu puoi fare di meglio. Lo sai, vali molto di più. Ti ringrazio per la stima. Ciao. Grazie. Ma cosa fa? Non... Andiamo, che c'è un distributore che non è lontano da qua. Andiamo. Scendi dalla mia macchina. Le missioni di soccorso... Scendi dalla mia macchina, no, ho detto, no, scendi. No, no, c'è un distributore che non è lontano da qua. Siamo arrivati, ti devi svegliare. Siamo arrivati al distributore, guarda. Oh! Guarda, che stronzo. Siamo arrivati, scendi dalla mia macchina. Scendi dalla mia macchina, mi senti? No. Ma chi cavolo sei? Si può sapere chi sei? Non hai nemmeno i documenti. Ma chi ti conosce a te? Un fermasoldi, solo che è vuoto. Lasciami! Lasciami! Non mi lasciare, no. Lasciami! Lasciami! No! Thank you.
Cerchi qualcosa da bere? Sì. Guarda là sotto, forse c'è qualcosa. Salute. Grazie. Se non ti ricordi niente, sei giustificato e risbronzo. Mi ricordo tutto. Sognavi prima, chiamavi qualcuno, ma non ero io. Può darsi. Poi cosa è successo? Ma... Anzi... Beh, sì, certo. Allora, visto che ti ricordi, beh, com'è stato? Bello? Beh, lascia perdere, non importa. Era così tanto per parlare. Diciamo un ricordo da confermare. Ciao, sono Elena. Senti, ho delle cose molto urgenti da rivelarti e molto importanti, non c'è tempo da perdere. Sto uscendo di casa ora. Stai ancora dormendo? Sono date tra mezz'ora. Ah, il tuo segretario mi ha detto che ieri sera sei tornata a casa molto tardi. Elena, dove vai adesso? Sì, più neanche tu. Perché no? Perché sei a stomaco vuoto. Ti prendi in giro? No. C'è qualcosa che mi sfugge. Ah, che cosa? Io credevo che anche tu, insomma, non ci siamo conosciuti in chiesa. Hai pensato che fossi un'alcolizzata in cerca di avventure. Beh, ti sei sbagliato. Peccato. Te ne vai? Sì. Ci sei rimasto male perché non sono come te? Come fa lo stesso? Per me no. Scusami per l'equivoco. Va bene, eh? Rilassati, va tutto bene. Già. Ciao. Certo, capisco, sono Melinda. Ma avvisarmi così, all'ultimo momento. Eh? Vedo che cosa posso fare. Sì? Vabbè, l'accompagno io, arrivederci. Arrivo, un momento. Buongiorno. Ciao. Giornata, no? Comunque i cornetti aiutano sempre. Mi dispiace, Elena, ma non ho tempo. Devo scappare.
Purtroppo devo portare mio padre dal dentista e poi correre in tribunale. No. Che succede? Niente. Dammi quel cornetto, va. Crema o marmellata? Voglio quello che mi fa più male. Grazie. Senti, devo trovare un modo per provocarlo. La festa ci sarà tra poche settimane. Perfetto, allora. Ma quando mai? Sembra che ci sia qualcosa contro di me. Lo sai chi è che organizza la festa? Il tuo suocero, mi pare. No, mia sorella. Quella che doveva sposare tuo marito e poi ci ha ripensato. Lei, non so se è l'occasione giusta. Non vorrei coinvolgere la mia famiglia. Ma non mi hai mai detto per quale motivo tua sorella l'ha lasciato? Perché era violento. Lei lo molla e tutti ci fiondi? Ma io ne ero innamorata. E poi pensavo che fosse colpa di mia sorella. Andiamo, devo fare anche benzina, sali. Alla faccia della solidarietà femminile, eh? E se poi divento violento? E se non lo fa davanti a testimoni? Non mi sembra che tu abbia alternative. No, no. Sì. Di pieno, per favore. Un'occasione come questa è da non perdere. La devi sfruttare. Lo so. Sei l'unica persona di cui mi fidi ormai, Angelina. Porca miseria, sono senza soldi. Che problema c'è? Scusa, mi dispiace. Ma di che? Tanto con tutti i soldi che dovrò darti quando vinceremo la causa contro mio marito. E la vinceremo. Grazie. Grazie a lei. L'unico problema è che devi trovare una valida scusa per provocarlo. Ecco a lei, grazie. Grazie. Arrivederlo. È tutto nelle tue mani. No, no, non va bene. Non va bene! Ma siamo pari nei sondaggi. Ma che pari, pari. Abbiamo perso 3 punti negli ultimi giorni. Ma non è questo, non è questo. È che mi hanno messo in guardia. I nostri avversari hanno qualcosa per le mani. Cioè? Che vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che un informatore anonimo mi ha avvertito che potrebbe esserci uno scandalo. Ora, per quel che riguarda la nostra famiglia, io non mi preoccupo. Siamo gente pulita, noi. Su, parli chiaro, Otto. Ma più chiaro di così. Devi dirci qualche cosa, Annalisa. Ma papà... No, no, Edoardo, no. Tuo padre ha ragione. Che il mio passato non sia proprio limpidissimo, questo lo sanno tutti. Del resto lo sapete anche voi, no? No, no. Per quel che riguarda il tuo passato, abbiamo provveduto a cancellare qualsiasi traccia. E quindi? Tutto è a posto, mi sembra. Papà, io non lo so, sinceramente, questa storia dell'informatore anonimo mi sembra una bufala. Forse. Che cosa volete? Che mi faccia da parte fino alle elezioni? Ma che dici, amore? Annalisa, Annalisa, se c'è qualche cosa devi dircelo subito. Non mi importa che cosa sia, ormai siamo tutti nella stessa barca. Ma io devo poter eliminare qualsiasi possibile attacco. Devo prevederlo. Otto, non c'è niente più di quanto lo sappiate già. Niente, chiaro? E io le credo. Papà, non preoccuparti per i sondaggi. Al momento buono tiri fuori la storia degli appalti truccati. E così le stendi entrambi. Turati e quel fattoccio del suo candidato. Muovo sempre quando ricevo una lettera del mio Fabietto. E chi è Fabio? Lo spasimante segreto? Alla mia età? No. È il mio ultimo figlio. Purtroppo, per lavoro, vive lontano.
Mi dispiace, però vedrai che tra poco è Natale, lo rivedi, no? Già, Natale. Se tu sapessi quanti Natali è stato lontano da me. Beh, e che cosa posso servirti? Sono 2 mesi che non vedo mia madre. Ah. Siccome oggi è il suo compleanno, pensavo di farle dei fiori. Sei una brava figlia. Così si deve fare per la mamma. E dimmi un po', che tipo è tua madre? Romantica? Oppure capricciosa? O passionale? E dimmi com'è. Un tipo stronza. Scusa, come hai detto? Che fiori mi consigli per un tipo così? Allora, ti fa male? Sopportabile. Il dolore fisico si sopporta. Papà, non sei in trincea, sei soltanto andato dal dentista. Va bene. Mi fa un male cane. Il dottore ti ha chiesto se volevi degli antidolorifici. Tu hai detto di no. Allora adesso che vuoi da me? Andiamo al bar. Così un'altra volta impari. Ma tanto con te è tutto inutile. Sono parole sprecate. Forza. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Io e la mamma non litigavamo mai. Già. Perché la mamma non ti voleva dare problemi. E tu facevi finta di niente. Tu non c'eri mai. Ma Angelina, cosa stai dicendo? Angelina cosa? Tu non hai mai voluto rinunciare a un momento di gloria per andarla a cercare in uno di quei bar dove si ammazzava. Io avrei voluto aiutarla. Te lo giuro. E me? Volevi aiutare anche me? Ma te lo ricordi? Avevi appena avuto la promozione, te lo ricordi, no? E io che facevo? Avevo 12 anni. Lo sai dove li facevo i compiti io? In ospedale. Una pasticca a mia madre e una frase del tema. Una flebo da cambiare e un po' di matematica. Ma perché me ne parli solo adesso, Angelina? Cosa ti è successo? Niente, niente, niente. Anzi sì, Augusto mi ha mollata e ha fatto bene. Però ci sono rimasta male e allora sono andata in un bar. Sai, uno di quelli che frequentava la mamma. Ma c'era qualcosa di buono in quel posto, sai? Me lo diceva sempre. Mi ricordo che quando mi vedeva piangere per lei mi diceva: Angelina, non sono sola quando bevo, c'è tanta gente che sta lì insieme a me e che mi dà una mano. Beh, l'hanno data anche a me una mano. Un uomo? Un uomo, sì. Come quelli che frequentava lei. Bello. Disperato. Disperato come era mia madre. C'è un medico in sala! Chiama l'ambulanza! De là! Aspetta! Sarà subito, corri! Oddio! Signor Ingrid! Mi sente male? Che c'è? Oddio! Signor Ingrid! Cerchiamo un medico! L'avete chiamata l'ambulanza? Sì, ma ci metterà almeno 10 minuti! Oh!
ma non dove vai? Che non ti reggi i piedi, non hai una lira. Chissà, forse da qualcuno che ha un letto più comodo del tuo. Quel rumore. Non saprei, baronessa. Ma cos'era quel rumore? Niente, pensavo d'aver sentito dei passi. Invece era solo il vento. Puntualissima, come al solito. Sì. È sempre il solito cafone. No, ma come ti viene in mente di darmi un appuntamento di notte in questo posto di merda con sto cazzo di freddo? Che mi devi dire? Mi dispiace, tesoro, ma è molto importante per te. Tutto quello che è importante per te è segreto, no? Tanto non hai niente in mano. Stai solo bleffando. Cos'è? La storia del testamento? Ma guarda, tesoro, che la situazione è cambiata qui. Adesso non mi fai più paura, adesso sono molto più forte. Sono molto felice per te. E poi mi sono informata. Finalmente ho degli ottimi avvocati, non rischio proprio un cazzo. Adesso è solo una questione della mia parola contro la tua. Siamo ad armi pari adesso. Poi, oddio, tanto pari non lo so, perché sai, la parola della signora Di Balzano contro quella di uno che, diciamoci la verità, francamente non è più nessuno. Allora, si può sapere che mi devi dire? Si può sapere che mi hai fatto venire a fare qui? Guarda che nessuno lo potrà dimostrare che ho bruciato quel testamento. E tu con quelle carte che hai in mano non ci fai un cazzo. Sai che hai ragione, infatti la brucio. Guarda. Cos'è questa carta? Cosa stai facendo? Cosa stai bruciando? Cos'è questa carta? Fammi vedere. Che cazzo stai bruciando? Fammi vedere, che cazzo? Che cacchio stai bruciando? Dammela! Porco! È solo una copia! Adesso ho qualcos'altro che ti fotterà definitivamente! Grazie! Abbracci di te! Oh! Che hai? Che cazzo hai contro di me? Porca puttana! Elena, dai. Sembrava una belva. Stava per uccidermi, lo so. E quando tornerà lo farà, io ne sono sicura. Ma perché non hai chiamato qualcuno? C'era mia suocera, il maggiordomo, ma hanno detto che non hanno visto niente. È stato terribile. Lui è sbucato dal fuori. È sbucato dal buio e mi ha aggredita così. E poi mi ha anche minacciato di uccidermi. E lo so che lo farà. Senti, io ho pensato che forse non faccio più niente. Ho paura, non la sento più. Guarda che tuo marito sta perdendo colpi. Ha fatto una stronzata stanotte. Alla prima occasione lo incastriamo. Ma no, io non ce la farò mai. Ma non sei sola, ci sono io, no? Sì, se ci sei tu mi sento meglio. Quando sarebbe questa festa? Te l'ho detto, il 27. Allora non manca molto. Ma la cosa più importante è che devi organizzare una cosa credibile. Questo è fondamentale, lo capisci, no? Ora so come provocarlo. Dimmi una cosa, ma come mai tuo marito è tornato a casa in piena notte come un ladro? Per spaventarmi. Nessuno lo potrà dimostrare che ho bruciato quel testamento. E tu con quel... Thank you.
piedi. Ma non mi strigo della pioggia, Angelina, ti prego, aprimi. Sono zuppo, Angelina. Sei solo ubriaco. Angelina! Cazzo! Cazzo! Cosa vuoi? Solo tu mi puoi salvare, Angelina, ti prego! Non mi abbandonare! E perché? Solo tu mi puoi salvare, non mi abbandonare, ti prego, Angelina! Vieni, va! L'apparenza inganna. Cioè non hai la fede, ma sei sposato. Già. Perfetto. Alcolizzato, sposato. E ladro. Scusa. Ero disperato. E disperato. Ce l'hai proprio tutta. Te l'ho detto, solo tu puoi salvarmi. E perché non può farlo tua moglie? Meglio di no. Sì, lo so, lei non ti capisce, fra voi non c'è più niente. Non fate sesso da un sacco di tempo. Non ti dico niente. Di mia moglie non c'è niente da dire. Ne parli come se... Come la mia peggior nemica. Ed è così. Ma ora non c'è. E tu invece sì. Sì? Svegliati. Perché? Perché sono praticamente le 11, il sole risplende e il caffè è pronto in cucina. Troppo poco. E poi ci sono anche i cornetti. Ah, sì? Meglio che in albergo. Lo sapevo che eri la persona giusta. Per cosa? Per tutto. Ci ho pensato molto, sai, alla tua proposta. Ti ho fatto una proposta indecente? Dipende. Mi hai solo chiesto di salvarti. E, beh, ci posso provare. Oppure ci salviamo a vicenda. Beh, ma se tu non hai vizi... Ascolta, fa una cosa per me. Stamattina cerca di non bere. Resisti finché non torno. Poi ci andiamo a prendere un aperitivo. D'accordo? Pronto? Cesare? Senti, torno subito. Prendi le telefonate, ok? Thank you.
Cesare! Ciao, quanto ci hai messo ad arrivare? Troppo, sono sparito. L'hai detto ieri sera, non potevi trovare di peggio. Io invece con te ho trovato il meglio. E ti ringrazio per tutto quanto. Anche per il tuo dolcissimo tentativo di salvataggio. Chissà, magari un giorno. In cambio ti lascio l'unica cosa di valore che ho. E anche un bacio sincero. Il tuo uomo della pioggia. Beh, giurati ci saranno tutti. Tutti quelli che contano verranno. Chi altro? Ehi, che c'è? C'è che ogni volta venire qui mi fa sentire da cane. Dai, adesso ti devi concentrare sulle lezioni, Su, non fai un sorriso. Dove la trovi tutta questa energia? Babbo. Allora, arrivederci. Arrivederci. E auguri, avvocato Brusa. Tante grazie, dottore. Avvocato? Ah, mi scusi, avvocato, ma qui non si può fumare. Ah, mi scusi lei. Per l'intervento è tutto pronto, manca solo un quarto d'ora. Grazie. Sì. Pronto, avvocato Brusa? Buongiorno, sono Sor Melinda. Ah, Sor Melinda. Cos'altro ha combinato mio padre? Il colonnello non sta bene. Come non sta bene? Lo abbiamo trasportato in ospedale. All'ospedale? Va bene, arrivo subito. Lei è la figlia? Sì. Suo padre ha avuto un piccolo infarto, però crediamo di averlo recuperato. Come credete? I valori stanno rientrando nei limiti. Ora dobbiamo soltanto aspettare. Stia tranquilla. Andiamo. Ma che cosa è successo? Il colonnello è stato molto agitato in questi ultimi giorni. Sta così da quando ha fatto quell'operazione ai denti la scorsa settimana. Forse saranno state le medicine. Sì, forse. Questa la teneva stretta in mano. L'ho trovata per terra. Così. Come se fosse morta, è per il tuo bene.
Mamma, ti ricordi quello che diceva papà? Oh, basta, basta, basta. Io non sono vostro padre. E poi... Fabietto è mio figlio, proprio come lo siete voi due. Mi scoppierà il cuore se non lo rivedo. Finirà che me ne andrò prima del tempo. Ma come fai a perdonarlo, Voi non dovete immischiarvi in questa storia. È un problema tra me e vostro fratello. Ricordatevelo. Va bene, Aurelio. Lasciamo la mamma che ha bisogno di riposare. Non ci pensare, mamma. Noi adesso andiamo a parlare con il dottore. Ciao, mamma. Andate. Ciao, mamma. Andate. È meglio così. Andatevene. Oh, Fabietto mio. Disturbo? No, vieni, vieni, Felicetto. Ciao, vieni, questo è da parte mia, Francesca e Pablo. Grazie, è la provvidenza che ti manda. Perché? Devi farmi un grande favore, spedisci questa lettera il più presto possibile. Ah, ma è per Fabio? Sì, il mio Fabietto. Ho scritto questa lettera stanotte. Avrei dovuto scriverla molto tempo fa, ma meglio tardi che mai, vero? Vero. Che c'è? Desidera qualcosa? Ma ha vomitato sui sedili nuovi. Non ha neanche i soldi per pagare. Non si preoccupi. Ecco, questi sono per lei. Mi dia una mano, per favore. Signorino, ma come si è conciato? Grazie. Prego. Grazie. Venga. Quando eri la mia commercialista non sbagliavo un conto, adesso mi fai pagare un ananas 10.000 lire. Pietà, guarda, io non ci capisco niente. Guarda, è semplicissimo, guarda. Guarda, ti insegno, non ci vuole niente, guarda. Allora, tu apri. Eh no, però guarda, prendere lezioni di matematica da te, non posso, il mio orgoglio non me lo concede. Ah, vattene. Ma scusa, se ho imparato io, fidati. Però con quello è facile, io voglio farla a mente. Oh, insomma, senti, questa è la macchinetta. Fammi pagare sta ananas, dai. Se proprio vuoi, anche per forza. Ciao. 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 Dimmi un po', Ingrid, come sta? Ma, un po' meglio. Comunque, vi saluta tutti. Grazie, bene male. Ah, senti, Ingrid mi ha dato questa lettera per suo figlio. Non sono riuscita a spedirla, ci pensi tu? Sì, te la spedisco. Ok. Ciao. Dai, la mettiamo sul conto. Va bene, ciao. Poi ci siamo sposati, noi due coi testimoni. E basta. Il giorno dopo partivo per una missione. Ma tua madre non voleva saperlo. Diceva che se non lo sapeva, per lei non sarebbe successo. Invece sei partito, tu partivi sempre. Ma tornavo, sono sempre tornato. E lei lo sapeva finché... Finché non ha cominciato a bere. Ma se l'amavi tanto, papà, perché non sei rimasto con lei? Perché ho sbagliato, perché ho avuto paura. E così ho perso tutto. Anche l'affetto di mia figlia. No, io pensavo di aver perso il tuo. Allora, perché non mi parli di questo sconosciuto che ti ha fatto perdere la testa? Non esageriamo. Sì, è vero, mi piace tanto.
Ma è sposato. E poi, meglio che ti dica la verità, anche lui è un alcolista. Beh, questo è un problema che già conosci. In effetti sì. Che c'è? Io sono incinta. Questa sì che è una buona notizia. Ma forse non lo volevo questo bambino. Devi solo chiederti se riuscirai ad amarlo. Non è difficile essere un buon genitore. Devi solo comportarti in maniera diversa da me. C'è qualcuno? Mi dai qualcosa da bere? Mi dispiace, Bella. Apriamo solo la sera. Bene. Arrivederci. Per ricordo. Prego. No, Pablo, mi fai un decaffeinato? Certo, subito. Grazie. Io non capisco perché non me ne hai parlato, Elena. Sono il tuo avvocato, no? Mi vergognavo. Non è che adesso che lo sai mi vuoi mollare, vero? Ma no. Prima o poi mi mollano tutti. Ecco qua, prego. Grazie. Hai per caso una sigaretta? No. Io non fumo più. Insomma, se ho capito bene, tuo marito ama ancora tua sorella. Tutti l'amano. È sempre stato così. Lei era quella buona, brava, bella. Un mito. Cesare mi ha sposata a tutti i costi, solo per punirmi. Per punirti? Lui vede lei in me. Sono la sorella della donna che lo ha fatto soffrire, tutto qui. Ma io non merito questo trattamento. Tutta questa violenza, quest'odio, non è giusto. No, direi di no. Non è giusto essere maltrattate. Ah! No, 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 tocca a me. Fa vedere? Carino, vero? È un regalo. Cesare ne è uno uguale. Anzi, arrivederci. Ce l'aveva. Deve averlo venduto insieme a tante cose preziose per fare il pieno. Deve avere una macchina che consuma molto. No, un altro tipo di pieno. Cioè? Alcol. Buongiorno, signora Turati. Avvocato. Beve come una spugna, è completamente andato. Non sapevo che tuo marito bevesse. Ah, neanch'io. Deve aver avuto una brutta ricaduta quando Irma l'ha mollato. Non ha letto. Senti, amore, ti dispiace se vado? No. Mi raccomando, che sia tutto pronto per il grande giorno. Il grande giorno? Il ricevimento. Quando distruggerò Cesare Turati.
Grazie a te, avvocato. Che chiede di lei. Angelina, come hai fatto a trovarmi? Non importa, sono contento che tu l'abbia fatto. No, no, anzi, devo andare. Lasciami. Ti prego, aiutami. E perché? Non mi sembri affatto malato. Ho bisogno di bere, subito. Vai al bar. Ti prego, mi tengono prigioniero. Prima che torni mia moglie. Appunto, è meglio che me ne vada. Aspetta. Angelina. Angelina! Signorino Cesare. Angelina! Signorino! E basta! Angelina! Angelina! E zitto! Cosa fa qui a quest'ora? Devo vedere mio padre, la prego. Ma no, sta riposando, è appena rientrato dall'ospedale. È importante. Grazie. Venga. Non so che cosa fare. Di me. Di questo bambino. Glielo dico o no? Dipende. Se tu pensi che possa essere un buon padre o no. Ma è malato. E so che non guarirà mai. Potrebbe. Ma nessuno ce la fa. Non ce l'ha fatta tua madre, purtroppo. Ma lui potrebbe, se avesse vicino la persona giusta. E la persona giusta sarei io. Lui non mi considera nemmeno. Una persona che lo ami davvero. E soprattutto quella che lui ama davvero. Esiste questa donna? Sì. Sì. Esiste. Va bene, grazie. Mi raccomando, niente affissioni abusive, eh? Evitiamo gli articoli diffamanti. Irma Parotti. L'avvocato Brusa? Sì. Piacere. Si accomodi, arrivo subito. Certo. Sì, perfetto, grazie mille. Scusi, avvocato, se non è interessata alla campagna elettorale, qual è il motivo della sua visita? Niente a che fare con la politica. Rappresento sua sorella nella causa di divorzio da Cesare Turati. Se l'ha mandata mia sorella, perde il suo tempo, mi dispiace. Non voglio testimoniare, non intendo essere coinvolta. Non mi ha mandato nessuno e non le chiedo affatto di testimoniare. Meglio così. E adesso mi scusi, ma ho una campagna elettorale da mandare avanti. Irma, lei è l'unica che può salvare Cesare. Cesare?
Quando lei lo ha lasciato, ha avuto una brutta ricaduta. Non capisco. È un alcolista e sta molto male. Non sono più problemi che mi riguardano. Cesare ha sposato mia sorella e lei sua moglie. Sua sorella può solo peggiorare la situazione. Non vorrei averla come mio avvocato. Cesare l'ama ancora. Gliel'ho detto. Lo può salvare solo lei. Se continua così finirà per suicidarsi. Ma si rende conto di che cosa mi sta chiedendo? Di tornare con Cesare, aiutare l'uomo che mi ha tradito e proprio con mia sorella. Scusi, ma non capisco. Non è stata lei a lasciarlo. Scommetto che è stata mia sorella a dirglielo. Me l'ha portato via poco prima delle nozze. Cesare non ha perso la testa per lei, no? È un uomo fragile, un alcolista. E lei lo ha fatto bere, annientando completamente la sua volontà. Cesare si è pentito, tanto da distruggersi. E l'ama ancora profondamente. La prego, gli dia ancora un'altra possibilità. Lei da che parte sta? Da quella di Cesare. Scusi, ma non credo che l'avvocato torni oggi. Beh, io lo aspetto lo stesso. Sì, ma io devo andare. E io no. Devo parlare assolutamente con l'avvocato. Va bene, riprovo a cercarla. Grazie. Non l'ho trovata. Va bene, mi arrendo. Ma dille che il grande giorno è per stasera. Forse l'ha dimenticato. Ah, falle tanti auguri. Lasciami passare. E adesso mi spieghi anche come ti è venuto in mente di organizzare questo ricevimento qui. Vuoi per caso umiliarmi ancora? E tu che cosa pensavi di fare mandandomi il tuo avvocato, eh? Chi? Sì, il tuo avvocato, hai capito benissimo. E dire che me la sono anche bevuta. Adesso tu mi spieghi bene tutte queste cose. Lasciami, lasciami, lasciami. Spero che voi tutti condividiate le cose che ho appena detto e... Che altro dire se non ringraziarvi di essere venuti ed aver avuto la pazienza di ascoltarmi. E per 20 minuti di seguito. Bravissimo. Bravo.
Che cosa c'era dietro quell'assurdo tentativo di farmi tornare con Cesare? Tu tornare con Cesare? Elena, non fingere. Tu e il tuo avvocato fate qualcosa in mente. Che ne so, io mi rimetto con il mio ex fidanzato così tu hai una buona ragione per chiedere il divorzio. Questa volta non ci casco. Che diavolo c'entra Angelina Brusa, lei è il mio avvocato nel divorzio, appunto! È arrivata persino a dirmi che è innamorata di tuo marito e che vuole salvarlo dall'alcol. Stammi lontana. Tu, tuo marito e l'avvocato Brusa. Troia! Tutti sapete che nella mia carriera io ho percorso a volte strade buone, a volte meno buone. Ma comunque la mia esperienza sarà la luce che guiderà certamente mio figlio sulle strade migliori. Sei patetica! Sei patetica! Nonostante il bel vestito e il trucco rimani il brutto retro, non diventerà mai un cigno! Stronza! Mi vuoi rimanere? Io ti amo! Tu mi hai fatto sempre sentire l'ultimo della classe, ti odio! Mi odi? Tu sei feccia invece! No, feccia! Come quella traia che ti ha generato! Hai capito? Andate! Di regolare i nostri conti. Cosa vuoi fare? Il signorino Cesare sta riposando nel suo studio. Grazie. Adesso facciamo i conti. No! Ne hai combinate troppe. Troppe! No! Cesare, non toccare! Puttana! Cesare! Che devi sapere. Ad esempio, che lei è il mio avvocato nella nostra causa di divorzio. Non immaginavo che fosse lei tua moglie. Scommetto che non sa neanche che aspetti un figlio, eh? E che probabilmente è tuo, marito mio. Non è vero? Guarda! Guarda che cosa mi ha fatto il tuo eroe, guarda! Piano ha funzionato. Tu eri dietro la porta. Hai sentito tutto. E sei obbligato a testimoniare. Giusto, avvocato? Mi dispiace tanto. Sono io che l'ho consigliata così. Tu? Sì. Ma che succede? Succede che mio marito mi ha picchiata. Non è vero, quei segni te li ho fatti io. Cesare, non ti ho nemmeno sfiorata. E sono tentato di dividerci. Tu non c'eri! Io non mi sono mai mossa da questa stanza, Elena. Di là c'era una decina di testimoni che possono dichiararlo. Irma non era nel salone. Mi schiarisci le idee, ti dispiace? Baronessa, sarà il caso che si occupi di quell'isterica di mia sorella. Io torno dai nostri ospiti. Baronessa, prego. E allora? Sembra assurdo, ma mi sono innamorata di te purtroppo. E allo stesso tempo difendo gli interessi di tua moglie.
Non sapevo che Cesare Turati fosse l'uomo della pioggia. E il bambino? È tuo. Mi dispiace. Guarda che io non voglio niente. Sono il peggio che ti potesse capitare. Io preferirò sempre la bottiglia all'amore. Lo so. Vorrei solamente poterti aiutare. Quando ero poco più di una bambina, mia madre si era perduta come te. Ma allora non ce l'ho fatta. Ciao. Ciao. Allora, che ne dici del mio sorriso? Sembra vero. Ma è vero. Ma il merito non è del dentista. Il merito è vostro. E lo sai che cosa mi ha detto? Che ti ama? Che ti vuole sposare? No, non esattamente. Andiamoci piano. Mi ha detto ti voglio bene. Ah, si è sprecato il tuo Cesare. Comunque, io ho smesso di fumare e lui proverà a smettere di bere. Ma com'è successo? Ieri sera, improvvisamente. Pensavo che si riprendesse, ma invece... Ieri sera, quando l'ho confessata, sembrava avesse avuto un miglioramento. Sì, lo so, ma d'altronde... Siamo nelle mani. Scusate un attimo, attacco il cartellino chiuso per lutto. Oh, signora. Sì, grazie. Oddio, la lettera. La lettera? Ma non mi dire che non è spedita. Mi sono dimenticata. Francia. Dove l'hai messa? Messa nel cassetto sotto la cassa. Dopo le elezioni svelteremo le pratiche per il divorzio. Ma fino a quel momento cerca di non avere altri colpi di testa. L'hai visto, no? Non ci ricavi niente di buono. Non si preoccupi, baronessa. Aspetterò con ansia quel giorno. Bene. È un modo intelligente di ragionare. Stronzo. Ma se credono che aspetterò buona il mio destino... si sbagliano di grosso. Non hanno ancora capito chi sei, signorina Elena Parodi. No. Non l'hanno ancora capito. Terapia di gruppo. Questo voler scavare dentro. Le mie motivazioni sono stupide. A sentire loro non mi manca niente. E Irma? Ci pensi ancora? Qui le cose non hanno più il valore di prima.
Angelina, io sono contento di averti incontrato. Però... Però non mi ami. Lo so. Io non ti sto chiedendo di vivere insieme o di sposarmi. Tu non ti devi sentire in colpa. A me basta sapere che mio figlio avrà un padre. Ah, a proposito, ti devo far vedere una cosa. Cos'è? Ecco. La prima foto di tuo figlio. Si è fatto tardi. Ti volevo anche dire grazie. Per cosa? Per aver dato un senso alla mia vita. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. È di tua madre. Caro Fabio, ti prego, torna a casa, torna da me. Non me ne importa niente di quello che può pensare la gente. Ti prego, bambino mio, vieni al più presto. Ho uno strano presentimento. L'attacco cardiaco è stato più brutto delle altre volte. Non farmi morire senza darmi la soddisfazione di abbracciarti per l'ultima volta. Puoi stare a casa mia. Le chiavi le ho lasciate dal fornaio.